Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi video in diretta per andare avanti con il libro dei lavoretti creativi Primavera che trovate in vendita su Amazon. Quindi dovete andare su Amazon e scrivere Irene Marti Primavera nella lentina di ricerca, così vi compare questo libro e vi compare anche l'altro libro della primavera, eccolo qua, che si chiama invece Primavera e Pasqua. Quindi potete scegliere se volete 25 schede sulla primavera oppure 25 schede primavera e Pasqua, oppure meglio ancora li potete acquistare tutti e due. Prima di farvi vedere la scheda di oggi, che è la scheda numero 5, spio perché non mi ricordo, vi faccio vedere velocemente le schede del carnevale perché ne ho pubblicata una proprio oggi. Allora vi ricordo, eccolo qua, il pagliaccio a spirale. Poi abbiamo le maschere di carnevale da colorare, eccole qua, vedete, insomma, con le forme geometriche. E poi fresca fresca di oggi abbiamo l'arlecchino matematico, ovvero questo arlecchino in ben 4 versioni. Abbiamo l'arlecchino da colorare con i colori che volete, l'arlecchino matematico delle sottrazioni, quello delle addizioni e quello delle moltiplicazioni per ripassare le tabelline. Le schede sono, come vi dicevo, 4. Questa è gratis per tutti e potete scaricarla sul mio sito, quindi su www.bimbicreativi.it, mentre se volete l'arlecchino matematico dovete iscrivervi al club di Bimbi Creativi. Vi metterò poi il link qua sotto nei commenti, così se volete scoprire tutti i vantaggi potete farlo. Adesso iniziamo con il libro della primavera, quindi torniamo qui che io ho una voglia di primavera e spero che arrivi proprio prestissimo. Allora, il libro, come vi dicevo, lo trovate su Amazon. Vi faccio vedere le schede che abbiamo fatto finora, quindi l'Irlanda di Pasqua, una scheda che da così diventa così, fiori che stanno in piedi da soli, decorazione primaverile che potete usare per appenderla alla porta, alla finestra oppure anche come collana. Questo che mi piace tantissimo, paesaggio primaverile, che è quello che ho fatto l'altro giorno, quindi l'ho colorato insomma con degli sfondi particolari. Se volete potete trovare la scheda, il video di come si fa sul canale YouTube di Bimbi Creativi. E oggi facciamo la scheda numero 5, quindi facciamo la coccinella, questa qua con il risultato finale. Allora, vado a prendere il libro che io sto ritagliando, dove la coccinella l'ho già colorata. Perché? Per far prima, perché sennò vi tenevo qua per giorni intanto che coloravo. Nel frattempo cerco la mia super forbice. Mi avete chiesto in tanti dove ho acquistato questa forbice, l'ho presa su Amazon. Se guardate anche nei post precedenti trovate il link se volete acquistarla. È veramente molto molto comoda. Però ricordo che non è per bambini, infatti è molto appuntita perché deve tagliare feltro, gomma crepla, deve tagliare di tutto. Però per gli adulti, soprattutto per il fai da te, è fenomenale. Allora, la scheda di oggi è la scheda numero 5, quindi la coccinella. Non me lo sono preparato, non mi serviva un cartoncino, ma lo fa a portata di mano e dopo sceglierò il colore. Allora, la coccinella è già stata colorata, come vi dicevo, e poi vi svelerò la scheda prossima, la scheda numero 6, e l'ho colorata davanti e anche dietro. Dopo vi faccio vedere il motivo. Nel frattempo inizio a tagliare. Allora, per chi si fosse collegato in questo momento, sto facendo la scheda numero 5 del libro dei lavoretti creativi della primavera, così ora di primavera magari riesco a farvi i video per tutte e 25 le schede. Come ho detto già in altri video, sto anche provando a fare il libro con i lavoretti di Pasqua, ma non riesco a garantirvi l'uscita in questo momento per il 2022, perché ho parecchi progetti in ballo e il tempo è quello che è, per cui non so. Sono molto molto indietro e mi ero data come deadline la fine di febbraio, ma la vedo molto dura. Quindi se non sarà quest'anno, quello di Pasqua arriverà l'anno prossimo, vediamo. Se comunque volete dei lavoretti di Pasqua, vi ricordo che c'è il libro giallo che ne contiene, mi sembra, 5, quindi in caso quelli li trovate. Poi sicuramente, al di là del libro, farò moltissime schede anche sulla Pasqua, per cui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al club di Bimbi Creativi, così potrete ricevere tutte le schede comodamente e direttamente sulla vostra email. Perché? Perché così
Non dovrete più star lì a cercare in internet le idee da fare con i bambini oppure da fare a scuola se siete delle maestre, ma le troverete tutte già belle che pronte, quindi una cosa che direi non è da poco. Allora, nel frattempo ho ritagliato la mia coccinella e adesso vado a metterla, vediamo se metterla in un pezzo di cartoncino. No, vado a prendere, state qui, non muovetevi. Ecco qua, vado a prendere un piatto di carta e la incollerò qua. Potete anche, non so, colorare il piatto di carta prima di verde, così da fare un prato, oppure incollarla così. Adesso io lo faccio per avere un qualcosa di diverso rispetto al solito lavoretto, per darvi un'idea diversa. Allora, vado prima a fare le prove. Le ali della coccinella vanno piegate. Come dico sempre, quando nelle schede trovate la linea tratteggiata si piega. Ecco qua, quindi io piego. Per chi si fosse collegato in questo momento, ricordo che stiamo facendo la scheda numero 5 del libro dei lavoretti creativi della primavera che trovate su Amazon e stiamo facendo una bella coccinella. Allora, io vado con la coccinella così. Quindi ho preso le misure, incollo il viso della coccinella, poi incollerò il corpo e infine incollerò le ali che, come vi ho fatto vedere prima, ho colorato anche sul retro, proprio perché sapendo l'utilizzo che ne volevo fare e come funziona la scheda, soprattutto, ecco, vi consiglio di colorarla anche sul retro perché vedete questa parte qua che resterà interna è la parte sul retro, quindi vado ad incollare la prima ala della mia coccinella e poi vado ad incollare la seconda. Vi piace? Come al solito, se vi piace, vi chiedo di lasciare un bel like, così so anche quali sono le schede che vi piacciono di più e riesco a proporvi meglio quello che vi piace e, insomma, in base anche alle vostre esigenze. Anche perché devo dirvi la verità che io ho notato nel tempo che ci sono delle cose che per me, cioè, sono veramente meravigliose, bellissime, che le propongo e in realtà non gliene frega niente a nessuno, mentre altre che propongo, anche se sono un po' perplessa, hanno molto, molto seguito. Quindi, essendo il gusto ovviamente personale e soggettivo, a volte faccio fatica a proporvi delle cose. Quindi, se mi aiutate con i like, va benissimo. Adesso io volevo aggiungere delle particolarità che non posso perché, secondo me, le mie figlie mi hanno rubato il puntonatore a stella. Niente, allora aggiungiamo qualcos'altro, aggiungiamo, vi faccio vedere intanto tutti i miei puntonatori, una parte perché in realtà le scatolette sono due. Come si sente la voce bassa? Ancora con questa voce, oh mio Dio. Vabbè, niente. Allora, grazie intanto Maria Paola, come al solito, che mi aiuti con questa storia dell'audio che a volte si sente e a volte no, quindi cercherò di tenere il tono di voce più alto. Allora, devo cercare solo qualcosa, eccolo qua, allora, con cui decorare la coccinella. Ok, allora, faccio, visto che non ho le stelline, dovrò andare alla ricerca del punzonatore, decorerò con i pallini, così richiamo anche la coccinella. Allora, vado a prendere la mia colla e vado a decorare qua e là la coccinella. Poi, come dico sempre, non preparo prima questi video e questi lavoretti, quindi vado un po' a occhio quando ve li propongo. Ecco, quindi portate pazienza se magari non sono proprio sempre super attrezzata. Allora, ne faccio ancora qualcuno. Intanto ringrazio anche Oana che mi scrive bellissima idea. Allora, questo lo mettiamo di qua. E ce ne dovrebbe essere un altro, eccolo qua, che vado ad aggiustare. Quindi, per chi si fosse collegato in questo momento, sto facendo il lavoretto della scheda numero 5, quindi la coccinella del libro dei lavoretti creativi Primavera, scheda numero 5. Questo è il risultato finale. Come vi dicevo, se vi piace, lasciatemi un like e condividete. Se non sentite,
Boh, farò un altro video. Va bene. E per stasera vi ringrazio, vi saluto per essere stati con me e ci vediamo con la prossima idea creativa. Ciao ciao a tutti!